ragazze! No, devo fare una piccola pausa. Vi faccio vedere Daphne. Cosa stai a fare là? Là ti sei messa? Vuoi stare vicino alla mamma? Va bene. Allora, volevo andare con voi a ristrutturare un piccolo portagioie che mi sono portata da casa di mia madre, che sarebbe questo qui, che in origine non era bianco, ma era così, di questo colore ciliegio, come le porte. Allora, che cosa vado a fare? Io sono andata a pittarlo così in bianco, ve lo faccio vedere. E sono andata anche a togliere, aveva questo piccolo pannetto qui. Io lo sono andata anche a staccare perché andrò a rivestirlo. Nel frattempo, ragazze, volevo farvi vedere. Daphne, che stai a fare? Che ti sei messa là a distruggere i cuscini? Buonanotte. Visto, sono andata a spacchettare tutta questa, diciamo, stoffettina che c'era, e mi è venuto in mente che io avevo un vecchio cappotto, adesso ve lo faccio vedere, che è questo qui. Allora, la mia idea qual era? Di andarci a tagliare il panno che è del cappotto, andandolo a dividere dalla fodera, e volevo rivestirlo prendendo ovviamente le misure con questa fodera qui. Adesso lo andiamo a fare anche questo insieme. Ok, siamo ritornate qui. Prendo le misure e me le vado a segnare su un fogliettino. Che devo mettere nuovo, e nel frattempo ho anche attaccato la colla a caldo e lo andiamo ad attaccare. Ho anche ritagliato delle striscioline, sempre dallo stesso panno. E le vado a mettere per attaccare anche il bordo.
ragazze, off camera sono andata a rivestire tutto il cassettino anche tutta la parte di sopra del portagioie. Sì, ho comprato questa decorazione bellissima in legno e la mia idea era quella di andarla ad attaccare così sul coperchio. Prima però il cassettino, come vedete, non ha una maniglia o un qualcosa per farlo uscire ed è risulta scomodo. Quindi adesso prendo un nastrino e andrò a farci la maniglia con un nastrino. Ok, ragazzi, ho recuperato sia il nastrino e lo vado a metterle questo color beige, che si abbina perfettamente anche alla decorazione in legno che voglio mettere. Prendo una forchetta e vado a fare il fiocchetto con la forchetta. Vi faccio vedere come si fanno. Allora, metto il nastrino dietro la forchetta e passo un lembo verso la mia sinistra. Passo l'altro lembo. Ok. Passo l'altro lembo dal lato opposto, formando una croce così. Faccio salire leggermente il nastrino e faccio passare questo, il capo più lungo, dentro qui, questa piccola solina che si è venuta a creare qua, al centro della forchetta. Giro la forchetta, faccio scorrere il nastro. Tiro ben bene. Questo capo che va da dietro lo faccio passare in mezzo alla forchetta, così. Così. Quindi è ritornato davanti, è passato al centro della forchetta dalla parte superiore. E vado a stringere con un nodino. Lo sfilo ed è venuto il fiocchetto. Taglio il nastro in eccesso, quindi mi è venuto questo piccolissimo fiocchettino. Andrò ad attaccare qui con un punto di colla a caldo.
no, non mi piaceva come stava il fiocchettino così. Sono andata a recuperare un cordoncino nero che avevo in casa. Ci vado a fare un fiocchetto un po' più grande con lo stesso concetto, lo vado a fare con le dita. Con queste due dita tengo un'estremità, giro intorno alle dita il cordoncino, lo faccio passare sotto, giro le dita, lo faccio passare sopra, rigiro e creo un piccolo nudo. Stringo, sfilo dalle dita e stringo il fiocchetto. Ok, ragazzi, è passato qualche giorno e nel frattempo non ho più avuto modo di poter finire il mio piccolo portagioie, e perciò l'andiamo a finire adesso insieme. Sono stata dai cinesi ed ho acquistato questo spago perché tra tutti i nastrini che avevo non c'era nulla che mi piaceva, quindi volevo darci un tocco un po' più rustico. Quindi con lo stesso metodo che vi ho fatto vedere per i nastrini, ho realizzato un piccolo fiocchetto come questo fatto con lo spago. Se voi avete lo spago da cucina, va bene anche quello tranquillamente. E lo andiamo ad attaccare sul cassettino. Metto una goccia di colla a caldo qui, in corrispondenza della chiusura. All'interno, siccome il coperchio non si mantiene, ho deciso di mettere dei piccoli pezzi di spago attaccati qui in questo modo, così si possa reggere il coperchio. Il coperchio si mantiene tranquillamente. Adesso ho preso anche dell'avanzo di carta come questa bianca, che è una carta adesiva, e vado a fare il contorno. Quindi vado a tagliare delle strisce a misura. Ok, vado a prendere le misure del coperchio.
tornato bianco. Adesso, ok, passaggio finale, attacco la decorazione in legno. Come vedete, il portagioie è terminato. Tocco finale nella parte di sotto, vado solamente a mettere 4 filtrini agli angoli. Ragazzi, questo è il portagioie terminato. Mi piace moltissimo anche con questo alberello messo qui. Il cassettino si apre tranquillamente. E questo è il suo interno. E nulla ragazze, siamo arrivati alla fine di questo video. Non fate caso alla mia scala qui dietro. E niente, come avete visto, io ho voluto rimodernare una cosa, ma è semplicissimo, possono farlo tutti, una cosa che non rispecchiava più il mio gusto e l'ho voluta, diciamo, rimodernare, rendere un po' più stile shabby. E nulla ragazze, spero che questo video vi sia piaciuto, che vi è stato un po' utile, perché come vedete anche con materiale di recupero che si hanno tranquillamente in casa si può rendere una cosa super carina. E nulla ragazze, seguitemi su tutti i social, mi trovate sempre come Leonora Lo Iodice, e iscrivetevi al canale se vi va, fatemi sapere sotto con un commentino se il portagioie vi è piaciuto. E nulla ragazze, ci vediamo in un prossimo video, ciao!